tutti, sono nel vicinato di Mairano, che è la frazione di Casteggio, è una delle due appezzamenti che sono distaccati dall'azienda, sono a circa un chilometro dalla sede dell'azienda. Qui viene prodotto le uve Pino Nero per il nostro metodo classico, il 222, nelle tre versioni, sia Brut, Padosé o dosaggio zero e Crosé, per cui rosato. Questo vigneto è diviso a due cloni di Pinot, un clone strettamente da bianco e un clone più da rosso. Generalmente quello più da rosso l'abbiamo voluto per avere più colore, un colore decisamente più marcato su quello che poi diventerà il rosé. A me non piacciono i rosé con poco colore, per cui preferisco avere un colore molto deciso per essere un rosato, anche perché poi si mantiene di più nel tempo. Come vedi, l'esposizione del vigneto ha due lati. Sul lato di destra abbiamo già le uve abbastanza invaiate, mentre sullo stesso filare a sinistra l'invaiatura è molto più scarsa. Questa è dovuta al fatto che prende meno luce. I raggi solari sono i più efficaci, sono quelli del mattino, perché se tu fai il conto, vediamo il sole in questo momento alla nostra sinistra, per cui ci siamo in ombra, qui porterà luce nel pomeriggio, verso il mezzogiorno, dal mezzogiorno alle 3-4 del pomeriggio, però la potenza del sole al pomeriggio comincia a calare, i raggi hanno un effetto completamente diverso. Una volta ne penseremo occhio e croce, adesso verso il 22-23, dal 20 di agosto in avanti tutti i giorni potrebbero essere buoni. Vabbè, ci sarà la raccolta, poi ci sarà la vinificazione delle uve, ci sarà un periodo in cui il vino avrà un suo processo di inlipidimento abbastanza naturale, per cui starà aiutato dai travasi, per cui togliendo da mano in mano tutto lo sporco che questo vino andrà a produrre, e poi verrà tirato ad aprile-maggio del 2019 ha bisogno ancora di circa disciplinare da 18 mesi, generalmente sono 18, 24, 36, per cui prima del 2021-2022 queste uve non andranno, o questo vino non andrà sulle tavole.